1000 ore per la vista nelle giornate di Santa Lucia, protettrice della vista. Per 3 giorni, da oggi e fino a domenica, dalle 10 alle 18, un camper attrezzato in Piazza della Rinascita a Pescara, dell'equipe del professor Mastropasqua. Visita gratuita per tutti quelli che magari hanno qualche imbarazzo a recarsi in ospedale per un controllo. Il nostro centro di eccellenza di Chiti Pescara ha voluto praticamente da anni impostare questo tipo di campagna che ha dato dei grandi risultati. 3 giorni di camper in piazza praticamente, quali esami di solito vengono svolti? Di routine, vengono svolti gli esami di routine, cioè il paziente viene fatto una vista completa oculistica, viene fatto un viso, viene presa una pressione, viene guardato il fondo, viene guardato il cristallino. Poi se il paziente sta bene, ok, ritorna dal proprio oculista. Se il paziente per le visite di routine, quando lui riterrà. Se il paziente invece ha dei problemi, viene inviato al proprio oculista curante oppure all'ospedale di riferimento, in questo caso di Pescara, che praticamente andrà poi a decidere il da fare, la terapia da instaurare. Il professor Mastropasqua in mattinata è stato anche il principale relatore di un convegno sulle nuove tecniche per la cataratta, ovvero l'opacizzazione di una piccolissima lente del nostro occhio di solito trasparente che serve a focalizzare l'immagine sulla retina. Età e diabete ne sono le principali cause, non esistono terapie, ma solo un corretto intervento chirurgico. Una tecnica che va affidata a mani esperte, è una tecnica che non va banalizzata, perché se banalizzata può dare dei grandi problemi. È chiaro che oggi con le microincisioni, con delle incisioni di 2 mm, si riescono ad avere dei risultati eccezionali, perché si riesce in pratica a poter dare al paziente una riabilitazione visiva e una capacità lavorativa immediata, oltre che si riesce praticamente a non dare astigmatismo e quindi il paziente sarà molto contento perché avrà una visione eccellente. Però ripeto, è una tecnica da non banalizzare e da affidare sempre a mani esperte, perché il banalizzare una qualsiasi chirurgia e poi peraltro così delicata come questa è un errore mortale. Relativamente ai materiali che vengono utilizzati? I materiali devono essere sempre di alta qualità, ecco perché io insisto che la Regione Abruzzo, lo Stato in particolare, la Regione Abruzzo deve fare delle scelte precise, perché noi ai nostri pazienti dobbiamo dare il meglio, non è possibile poter risparmiare sulla sanità. Noi usiamo materiali eccezionali, usiamo i migliori esistenti al mondo e quindi il paziente che viene affidato al nostro centro, ma a tutti i centri in Abruzzo, può stare tranquillo perché non avrà mai nessun problema, perché io conosco tutti i primari abruzzesi, sono uno più bravo dell'altro.